Sono oltre 30 anni che viene a Bitonto per i Santi Medici. Cosa la spinge a venire ogni anno? La festa è bellissima, incredibile, no? Questa è una festa particolare. La fede, la tradizione del Madonnario, il Tingi Santi, che io porto avanti, che si fa in queste storie, in queste situazioni particolari. Cioè, poi Bitonto è quella che è, non è una festa qualsiasi, eh? I santi ogni anno penso che lei riesca a tirare fuori dai volti sempre qualcosa di nuovo. Sì, vabbè, è chiaro, è sempre diverso il disegno, non può mai essere uguale, no? E questa è la peculiarità, noi non è che ripetiamo il disegno, cioè il sentimento del popolo si dovrebbe riportare per terra, dovrebbe essere quello il nostro ruolo, dovrebbe. Quest'anno cosa ha messo su colora? Quest'anno ho fatto una cosa particolare, perché dopo i due anni infatti la gente si sta fermando, ho fatto i Santi Medici, e qua ci tengono questi particolari, che invece di guardarsi l'un l'altro, rivolti l'uno verso l'altro, sono rivolti all'esterno, infatti ogni tanto qualcuno vi dice ma non sono così, non guardano, in modo che guardino la gente che viene a destra e a sinistra, ci sarà questo passaggio domani, no? Andate e ritorno. Questi canali che si verranno a creare. Ho fatto questo, poi ho aggiunto un po' particolare quest'anno il disegno, un po' le nuvole, non lo so, un riferimento strano a quello che è successo in questi anni, ai due anni che sono mancati, ecco. Le nuvole sono anche rappresentative di molti ex voto dei Santi Medici, magari anche un richiamo a quello. Sicuramente un richiamo, perché i Santi Medici, i Santi per il popolo, non stanno né in cielo né in terra, no? Stanno a metà. È una cosa strana. Non è. Quindi ci si riferisce a questo strano rapporto, perché non è la statua, non è una statua. Il santo non dovrebbe essere impersonificato in una statua, quindi stanno a metà. Sono un po' e un po', perché questa è la visione popolare. È un'iconografia non tanto ingenua. Diversa, non è quella colta del, non lo so, quindi forse questo rappresenta, forse, non lo so, è istinto, no?